ritrovati, ultime ore di campagna elettorale, siamo davvero agli ultimi appelli, poi la parola passerà agli elettori. Oggi per la nostra rubrica incontriamo Giancarlo Giordano, parlamentare uscente, candidato per la formazione politica di Liberi e Uguali alla Camera dei Deputati nel collegio proporzionale di Avellino, Ariano Irpino e Benevento. Ben ritrovato intanto Giordano, è stata una campagna elettorale breve per la verità, ma com'è andata insomma dal suo punto di vista, che campagna elettorale è stata? Ma devo dire la verità, molto mediocre. Se ho capito bene dalle notizie che ho intercettato in questi giorni, addirittura gli altri candidati si sono denunciati tra loro, quindi diciamo il livello è stato veramente alto, ma a prescindere da queste miserie, diciamo, è stata una campagna elettorale dove non si è parlato del futuro della nostra terra, dove i temi concreti, quelli del lavoro, quelli della sanità, dei trasporti, quelli che interessano effettivamente ai cittadini, non sono stati toccati. Un po' per furbizia, quasi hanno fatto un gioco a nascondino i candidati delle cosiddette forze maggiori, quasi a confessare senza dirlo, meglio che sto zitto se no rovino tutto, più o meno questo deve essere stato il loro pensiero. Io ho tentato di sfidarli, di chiedere confronti che non sono venuti, perché evidentemente al di là della vuotezza di slogan che hanno imparato a pappagallo, non hanno trovato il modo di applicare la propria intelligenza a una campagna elettorale povera di politica e quindi, per quanto mi riguarda, povera di futuro. Ecco, sono mancati sicuramente i confronti tra i candidati, lei però ha incontrato soprattutto molti giovani, quali sono state le istanze che le sono state rivolte? Ma tra i giovani c'è molta rabbia, comprensibilmente c'è molta rabbia, c'è molto disincanto e poca voglia e poca speranza da investire in politica. Questo è un problema per un paese come l'Italia, è un problema per loro, perché quando non trovi un lavoro, quando non hai opportunità, quando sei escluso di fatto dalla vita sociale di un paese che è, come dire, si muove contro quasi i giovani, onestamente quel disincanto va capito, va compreso, va interpretato e penso vada rappresentato. Noi siamo candidati anche a questo, a rappresentare il sentimento che si muove tra i cittadini e nei loro cuori, nelle loro menti. Io mi aspetto un voto di rabbia, spero anche un voto consapevole, spero anche un voto che parli della storia che si vuole costruire, non solo di quello che si vuole distruggere. Ecco, lei è in campo con la formazione politica di Liberi e Uguali, e sul fronte del lavoro voi dite la riforma voluta da Renzi ha creato soltanto precarietà, perché? Perché i contratti a tutele crescenti sono una truffa. Sono una truffa e sono la truffa che appunto molti giovani incrociano quotidianamente. Si parla tanto, ci si riempie la bocca con dati Istat che darebbero l'occupazione in crescita di circa 1 milione di unità. Sono dati che fanno riferimento a contratti precari, molto precari, dopati peraltro da una serie di bonus che andranno a scemare nel tempo e che non sosterranno più quella ripresa, ma sono tutti contratti che non garantiscono nessun futuro ai lavoratori che li sottoscrivono, anzi danno la possibilità ai datori di lavoro di licenziare con grandissima facilità. Noi sosteniamo che il mercato del lavoro va completamente riformato, non contro i datori di lavoro ma nemmeno contro i lavoratori, perché tutta una serie di riforme, quella del Jobs Act per esempio, per stare al caso, è una tipica riforma renziana, una riforma contro i riformati, cioè superare una serie di tutele rigide come l'articolo 18, ma superare anche una serie di tutele flessibili come per esempio gli ispettorati del lavoro che sono stati smantellati sul territorio e che non garantiscono più i lavoratori, ovviamente, e condizioni di lavoro dignitose, sono state delle scelte scellerate che hanno ridotto il lavoro alla poltiglia di contratti che vediamo adesso e soprattutto alle condizioni contrattuali che conoscono bene i nostri giovani. Ecco, guardando agli scenari possibili dopo il voto del 4 marzo, c'è a suo parere il pericolo della ingovernabilità? Insomma, voi avete detto no ad un governo di larghe intese, c'è la possibilità di tornare in tempi brevi di nuovo al voto secondo voi?
Secondo noi sì, c'è la possibilità che si torni al voto. Quello che sarebbe inaccettabile non sarebbe tanto il fatto di tornare al voto in tempi brevi, quanto il fatto di tornarci con questa legge elettorale, altra riforma renziana, altra riforma contro i riformati, perché è evidente che questa legge elettorale impedisce al cittadino qualsiasi tipo di scelta e obbliga di fatto il cittadino a votare per un simbolo senza scegliersi il candidato, perché i finti collegi uninominali sono veramente finti, non permettono una competizione vera a tutti quanti. Allora il cittadino si troverà di fronte a una lenzuolata di nomi e cognomi e potrà scegliere tra questi solo i simboli. Noi chiediamo di mettere una croce solo sul simbolo di Liberi Uguali, ovviamente. Ecco, in queste ore temete che gli appelli al cosiddetto voto utile possano danneggiarvi, perché ad esempio Renzi continua a dire che un voto a Liberi è uguali è un voto al centrodestra. Beh, se per centrodestra intende il PD, io sono d'accordo con Renzi, ma nel senso, al di là della battuta delle politiche che ha fatto in questi anni, un voto a Renzi è un voto che come dire, sobilla in qualche modo, accarezza politiche che in questi anni avevano tutto il sapore del centrodestra. Se pensiamo, l'abbiamo fatto prima, all'esempio del Jobs Act, se pensiamo allo Sblocca Italia, piuttosto che ancora di più alla buona scuola, sembrano riforme scritte e portate avanti da un governo, da uno dei qualsiasi governi Berlusconi di questi anni, e invece a capo c'era Renzi e il disastro l'ha servito lui al paese. Senta, ma del governo ombra presentato in queste ore da Luigi Di Maio, che idea si è fatto lei? Al di là della sgrammaticatura istituzionale, ma io ho visto... Un po' anomalo, insomma, aver presentato il governo. Solo anomalo, ma è anche un po' scortese per il Colle, diciamo, e per la nostra carta costituzionale, che pure dicono di voler difendere, invece prendono a spallate. Mi ha incuriosito molto il nome del ministro Giuliano all'istruzione, perché io lo ricordo nello staff che ha costruito la buona scuola, ora me lo ritrovo Grillino. È come dire questa macchina infernale che mette insieme un po' tutto, questa lista di non si sa bene quale orientamento politico e quindi in genere di destra che i Grillini sono diventati. Questo Giuliano osannava Renzi quando ha fatto la buona scuola, oggi dice che non l'abolirebbe, salvo poi correggersi perché ha fatto una figuraccia e si è accorto che si era candidato con i Grillini. Certo, intanto parliamo di questo territorio, delle province di Avellino e Benevento. Lei che impegno assume per queste zone interne della Campania? Ma l'impegno è invertire il trend della spesa pubblica per queste terre, a cui non bastano interventi spot, vanno assicurati interventi strutturali e di lungo periodo, una programmazione concertata con i territori, con i sindaci che debbono essere meno timidi e più, come dire, propositivi nell'avanzare le loro richieste. Sono stato in Valle Caudina, sia sul versante beneventano che su quello irpino, ed è chiaro che in quel territorio c'è un tema, per esempio, di raggiungibilità e di trasporti enorme. Quel tema va riproposto con grande forza a livello nazionale e non basteranno i pannicelli caldi. Cioè, uno Stato serio su un territorio come questo fa investimenti con fondi propri, non aspetta la programmazione europea. Siccome invece questo governo ha spostato tutti i fondi propri al nord, è chiaro che poi restano le briciole per il sud. Allora, va invertita questa tendenza, va invertita pesantemente, che questa terra ha bisogno di lavoro, ha bisogno di curare il proprio ambiente, il proprio territorio, ha bisogno di investire in servizi, in sanità, in trasporti, ha bisogno di scelte strategiche che gli diano un futuro, e questo non c'è stato in questi anni. Senti, in questa campagna elettorale, anche per certi aspetti avvelenata, non sono mancate le polemiche, ad esempio sul caso De Luca, e le chiedo a proposito qual è la sua idea sul rapporto tra zone interne e governo regionale, se è cambiato qualcosa con il governatore De Luca. Non lo so, lo andrei a chiedere a chi sta per ore chiuso in un pronto soccorso, come ad Avellino per esempio, per ricevere le cure che deve ricevere, se è cambiato qualcosa. A me non sembra. O lo andrei a chiedere ai malati che aspettano mesi e mesi per fare un accertamento, un attacco piuttosto che un'altra roba
per capire se sono seriamente malati o meno. Cioè, voglio dire, o l'andrei a chiedere a chi si è visto tagliare nel solo ultimo anno 1.600.000 chilometri di trasporto su gomma. Penso agli studenti, penso ai lavoratori, e penso al diritto allo studio leso, al diritto al lavoro leso. Cioè, diciamoci la verità, si capisce che cambia qualcosa se cambiano queste condizioni materiali di vita delle persone, cioè se cambia la sanità, se cambia il trasporto, se cambia la possibilità di avere un lavoro, se cambia la vita delle persone. La politica serve a questo. Se serve invece o alle fritture di pesce o a contornarsi di una melmosa e affaristica pletora di collaboratori, onestamente è cambiato pochissimo. De Luca ha voglia di fare interviste e conferenze stampa per dire che lui ha cambiato tutto e che la legalità e tutto il resto appresso. Da quel video si capisce che attorno ai poteri regionali c'è appunto un ambiente maleodorante che fa affari con i soldi pubblici, cioè con i soldi dei cittadini. Senta, da Renzi a Gentiloni, qual è stata, a suo parere, l'attenzione del governo rispetto alla questione Mezzogiorno e soprattutto ai problemi, naturalmente, delle aree interne della Campania? Ah, lo dicevo prima, sono stati molto attenti, ma nel senso molto attenti a scansarli, a toglierli dall'agenda politica. Ripeto, quando affidi investimenti sul Mezzogiorno, figuriamoci poi nelle aree interne, le aree dell'osso per intenderci, alla sola programmazione europea, stai facendo un bluff che subito si capisce, cioè non stai dando una strutturazione programmata a un'ipotesi di sviluppo. Questo non sta accadendo, non è che non sta accadendo in Irpinia, non sta accadendo nel sud, quindi è chiaro che stiamo parlando di fuffa. Parliamo del momento del voto, c'è il pericolo che si registrino molti voti non validi. Ecco, vogliamo ricordare agli elettori come votare per la Camera al proporzionale? Per la Camera, così come per il Senato, per la verità si vota barrando il simbolo. Noi chiediamo ovviamente di barrare il simbolo di Liberi e Uguali. L'imbroglio sta nel fatto che voti tutti, però il voto valido è solo quello, quindi per quanto ci riguarda si vota solo barrando il simbolo. Sì, questa è l'attenzione giusta per il momento del voto. Intanto, perché, qual è il suo appello finale, perché votare Liberi e Uguali? Perché Liberi e Uguali si fa carico di un tema che in questo paese sta diventando urgente e importante, quello di ridare ordine al quadro politico, di ricollocare la sinistra al suo posto e di far fare ai riformisti il proprio mestiere, cioè riforme a favore dei riformisti formati e non contro di essi. Liberi e Uguali in questa campagna elettorale si sta anche ponendo il tema degli orfani di un riformismo che in questo paese penso non possano più guardare al PD in termini di speranza e di investimento politico. E perché Liberi e Uguali si pone il tema della giustizia sociale con grande umiltà e con grande attenzione verso gli ultimi. Ecco, ma perché è così difficile avviare un dialogo con questo Partito Democratico, pensando anche alle prossime amministrative che ad esempio sul nostro territorio riguarderanno Avellino? Perché il Partito Democratico è diventato l'insediamento di una serie di interessi che non hanno più niente a che fare con quello che si chiamava centrosinistra una volta, con quello che si poteva chiamare campo dei progressisti, non ha più niente a che fare con il campo dei socialisti, per esempio. Il Partito Democratico, come dimostrano le candidature, è un partito disposto a darsi in appalto esterno, voi ad Agostino, voi ai De Mita, per poter raggiungere un risultato che altrimenti non raggiungerebbe. Noi invece crediamo che i socialisti di questa provincia, i riformisti di questa provincia, quelli che hanno un'idea di progresso nella politica, possano ambire ad avere ben altra rappresentanza. Allora, per chiudere questa nostra intervista, Giordano, quali sono alla fine le sue sensazioni e qual è soprattutto il percorso che vede davanti a questo nuovo partito, a Liberi e Uguali? Ma le sensazioni di un candidato a due giorni dal voto sono un po' l'ansia, un po' la fiducia. Io, in me prevale la fiducia, anche perché affronterò serenamente il risultato. Voglio dire, la democrazia è fatta di questi passaggi, fortunatamente si chiama proprio per questo democrazia. Per quanto riguarda Liberi e Uguali, penso sia veramente più importante il 5 che il 4. Il 4 avremo un risultato che segnerà il nostro punto di partenza. La vera sfida in questo paese che noi abbiamo raccolto è stato mettere insieme più sigle di sinistra e farle diventare una
proposta politica che valga per il futuro. La nostra sfida è costruire un partito, un movimento, un luogo in cui la democrazia e la sinistra possano ritrovarsi e dare una speranza al Paese, quindi quella è la vera sfida. Bene, grazie dunque a Giancarlo Giordano, vi ricordo, candidato per Liberi e Uguali alla Camera dei Deputati nel collegio proporzionale di Avellino, Benevento e Ariano Irpino. Grazie ancora, grazie in regia ad Aldo Fenizia, naturalmente grazie a quanti ci hanno seguito, buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.